Allora, adesso passiamo la parola a Daniele Frongia, che è nella commissione urbanistica del Comune di Roma e devo dire che ci sta aiutando molto in questo municipio per evitare che i costruttori ci cementificano ovunque, a loro, semplicemente per i loro interessi. Daniele. Ciao a tutti, grazie. Nonostante la pioggia, davvero complimenti. Come diceva Davide prima, manca poco, un altro piccolo miracolo. Avremo rappresentanti anche in Europa. È sempre più importante avere tutta quanta la catena, il municipio, che sono i veri combattenti in prima linea ogni giorno, al comune, in regione, in Parlamento e adesso anche in Europa. Sarà fondamentale anche perché moltissimi progetti nel nostro territorio potremo finanziarlo attraverso appunto dei progetti europei. Cosa vi racconto? Io sarò veramente molto breve. Dicono sempre non ci sono soldi. Ecco, non mi stancherò mai di dire in questi incontri pubblici che soldi ce ne sono tantissimi invece, che sono sprecati. Vi faccio due esempi. Uno lo stiamo seguendo proprio in questi giorni, abbiamo di nuovo risposto a Fuxas, quindi notizie delle ultime ore. Centro congressi Colombo vicino al laghetto, stanno costruendo questo centro congressi tetto nuvola di Fuxas, doveva costare solo 200 milioni, adesso siamo arrivati quasi al doppio a 400, ma soprattutto non è finito. Perché? Perché il grande architetto aveva pensato a una nuvola di cemento che si sorreggesse da sola, poi hanno scoperto che, pensate un po', una nuvola di cemento non si sorregge da sola, c'è bisogno di un'altra struttura, quindi hanno fatto 10, 20, 30 varianti di progetto e intanto il conto aumentava e chi lo paga questo conto? Ovviamente lo paghiamo noi, però lui ha anche preso i soldi, 20 milioni di euro per il lavoro che ha fatto. Brava, lei è preparatissima signora, però non sa l'ultima perché delle ultime ore, lui si è arrabbiato perché noi ci siamo imposti, gli abbiamo detto di non pagare l'ultimo milione di euro, quindi adesso lui è molto arrabbiato con noi, ma noi andiamo avanti, gli bloccheremo questo, la novità è che gli abbiamo chiesto anche i soldi indietro, 20 milioni di euro che dobbiamo utilizzare assolutamente in altro modo. Mi fa piacere che oggi ci siano anche dei dipendenti di Capannelle, dell'ippodromo. Anche questo è un altro scandalo, siamo l'unica città al mondo che regala un ippodromo da 173 ettari, un vero gioiello, lo regaliamo a 5.000 euro al mese, è nostro, è del comune, noi l'affittiamo come se fosse una rosticceria di via Tuscolana e non pagano nemmeno questi 5.000 euro al mese. Ebbene, sono solamente due dei tanti esempi. Mi dite i nomi ve li facciamo volentieri, si chiama Hippo Group, è una società che è sopravvissuta alla destra, alla sinistra e anche a Marino. Il presidente non ha problemi a fare nomi, si chiama Tommaso, non ho problemi se mi ricordassi tutto il consiglio di amministrazione, comunque lui andava a scuola con un nome, con una persona che si chiamava Bersani, pensate un po'. Ed è rimasto amico del PD, ma guarda caso è amico anche della destra. E poi un'altra cosa scoperta sempre due o tre giorni fa e su cui insisteremo e poi concludo. Roma non ha i soldi, deve aumentare le tasse, deve tagliare i servizi, deve tagliare la cultura, non sa dove mettere le persone in sa casa. Eppure Roma avrebbe 600 milioni di euro subito se solo li chiedesse. A chi? Alla regione, all'ATER. L'Ater deve 600 milioni di euro a noi, perché non li chiede il comune? Perché Alemanno non li voleva chiedere alla sua amica Polverini, prima ancora Veltroni a Marrazzo, adesso Marino al suo amico Zingaretti. E così noi ci siamo imposti e formalmente abbiamo richiesto di riprendere questi soldi per utilizzare per progetti concreti per i cittadini. Vi terremo aggiornati. Forza così!